la storia del piccolo giovane Ugo, che ha lasciato il paese ancora in tenera età, per diventare un grande campione del judo e riportare giustizia in Tokyo città. Un bravo maestro segue l'allenamento, nella palestra tutti lo temono già. Sembra beffardo ogni combattimento, ma mette a tappeto qualcuno con abilità. Forza, forza, Ugo Re del Judo diventerai, se tu combatterai senza paura. Forza, forza, Ugo, se con coraggio tu lotterai, il titolo vincerai ad ogni gara. Oggi tu sei piccolo, ma un grande re vedrai, cintura nera sarai. Evviva, evviva, Ugo è più simpatico ed allegro re del judo. Hey! Il piccolo Ugo esce tranquillo da casa, è scesa la sera anche su Tokyo città. Santo cielo! Oh diavolo, sono in ritardo per la scuola! Faccio sempre questa scorciatoia quando è tardi. Povero me! Strano, come mai questo silenzio? Che sia successo qualcosa, non c'è nessuno. Voglio proprio vederci chiaro. Guardi, ispettore, un ragazzo! Cosa dobbiamo fare? Vado a prenderlo e lo porto qui. No, aspetta un momento, voglio vedere una cosa. Preparati a prenderlo quando te lo dirò io. Ugo! Va bene, sono in ritardo anche oggi ed è la quinta volta in un mese. Ce l'avete con me, vero? Scappa più che puoi, c'è un cane feroce! Io non ho paura dei cani, mi sono simpaticissimi. Ugo, vieni via subito, svelto! Oh, che bel cane! È pericoloso, Ugo! Insomma, la vuoi smettere di ringhiare? A chi credi di far paura tu? Si vede lontano un miglio che sei buono. Sei troppo presuntuoso, mi hai stancato. E chi è? Stai attento, Ugo! Pensavate che mi facessi spaventare da questo cagnolino? Si può sapere perché vuoi renderti antipatico? Vattene via! Non è posto per cani questo! Torna dai tuoi amici! Ugo, svelto, scappa, scappa! E perché dovrai scappare? Oh, quanti cani! Ma sono troppi! Ehi, che cosa volete da me? Andate via da qui! Kiku, perché stanno nella scuola? Sono cani randaggi! Sono scappati da quel carro laggiù! Davvero? Da dove? Qualcuno tra loro potrebbe avere la rabbia! Devi stare attento, Ugo! Devi scappare via! Sì, me lo filo subito! Coraggio, Ugo, coraggio, non devi perdere la calma anche se ti stanno inseguendo. Mai, mai perdersi d'animo nei momenti di pericoli, via! Aiutatemi tutti, dobbiamo salvare questi tre a tutti i costi! Non si preoccupi, ispettore, li salveremo! Aiutateci! Ma non è il vostro lavoro quello di catturare i cani! E per questo motivo ce l'hanno proprio con noi! Guardate, siamo salvi! Ehi, forza! Cosa fate? Siete dei buoni a nulla! Non spingete, altrimenti cado! Ehi, non mi spingete! Ho detto non spingete! Oh, cado! Non cado! Cado! Non cado! Cado! Non cado! Cado! Non cado! Oh! Sono caduto! Ispettore, come facciamo? Non chiedermelo, non ne ho la minima idea. Oh, aiuto! No! E adesso che faccio? Non ho altra scelta. Aiuto! Lo straneranno! Ugo! Coraggio! Coraggio ragazzo, metticela tutta! Ce la devi fare, forza! Coraggio! Ci sei! Ancora qualche metro! Dai, non ti devi dare per vinto! Oh, si è girato! Se fossi lì lo aiuterei così, guarda! Ho rischiato un po' troppo questa volta! Quando ero in campagna parlavo sempre con i cani. Speriamo solo che il linguaggio sia lo stesso. Wow! Wow! Ascoltatemi, chi è il vostro rappresentante? Wow! 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 Niente compromessi, noi non trattiamo con gli uomini, sono cattivi e crudeli. Smettiamola di farci dispetti e cerchiamo di ragionare da cane a cane. Ne ho abbastanza di ragionamenti, preferisco darti un bel morso dove dico io. No, no, non dirlo nemmeno per scherzo, ci sono molto affezionato. Ho sentito dire che la musica riesce a renderli più tranquilli, dobbiamo tentare il tutto per tutto. Mettete un disco, sbrigatevi! Subito. Ma cos'è questa lagna? Fortunatamente non abbiamo altro, ispettore. Ma cosa fa? Invece di scappare si mette a ballare? Oh no! Non dovevano, la musica gli fa uno strano effetto. È vero, sempre ipnotizzato. Ehi capo, posso morderlo? Sei impazzito, potrebbe essere rabbioso. Se lo mordi diventerai come lui, un cane ballerino terribile. Adesso mi avete proprio stancato, fatevi sotto! Sono sicuro che è impazzito! Non importa, prendiamolo! Non sopporto la prepotenza! È troppo forte, fermiamoci! Forza! Se avete coraggio attaccatemi tutti insieme! Su, avanti, avanti! Beh, che vi succede? Avete paura? E così siete anche dei codardi, eh? Non è un cane, è un uomo, è per giunta pazzo. È meglio assecondarlo se non vogliamo altri guai. Oh, finalmente cominciate a ragionare. Andiamo. Non riesco a capire perché bisogna sempre litigare quando si può andare d'accordo con un minimo di sforzo. Non riesco a credere ai miei occhi. E presto fateli entrare tutti nel camion, subito! Subito! Bravi! Entrate! Bravo! 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 Ehi, Ugo, è stato uno spettacolo disgustoso! Per festeggiare potremmo suonare un po' di musica, non credete? Va bene, capo. È pericoloso, state lontano da lui! È stato in gamba, ma è decisamente un tipo strano. Ugo! Ma Ugo! Ugo! Ma sono tutto nudo, io mi vergogno! Ah! Ti prego, non farci del male, saremo buoni, Oh no, io voglio uscire da questa gabbia, dove mi portate? Non sono mica un cane, io non voglio, non voglio, non voglio! Sarebbe una bella giornata, peccato che sia così noiosa. Oh, vorrei che succedesse qualcosa di eccitante. Io invece sto bene. Anch'io, mi piace sonnecchiare. Sta arrivando una palla, aiuto! Via, 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 presto! Ehi, stai bene? Oh, sì, bene, o quasi, ecco. Chi è stato? Avete turbato il mio equilibrio psicofisico! Miau, miau, non è certo un gatto qualsiasi. Siamo stati proprio fortunati. Avevamo giusto bisogno di altri 3 giocatori. La nostra è una grande squadra e dovete essere fieri di parteciparvi. Molto bene, ragazzi. Ora decideremo quali dovranno essere i vostri ruoli. Aspetta un momento, per favore. Però io non ho mai giocato a baseball. Come faccio? Tutti possono giocare a baseball. È facile. Basta avere scatto e saper correre veloci. Ognuno di voi sceglierà una di queste righe. Vediamo. Prendo questa. Ascoltatemi, io giocherò soltanto se mi metterete nella squadra di Kiku. La stessa cosa vale per me. Forse è meglio che decida la sorte. Io scelgo questa riga. Io scelgo questa. Ugo ha la riga più lunga, quindi giocherà nel gruppo A, mentre Kiku e Zippo nel gruppo B. Però non è giusto, io volevo giocare con Kiku. E invece ci sarò io per oggi. Oh, perché sono sempre così sfortunato? Queste cose non le sopporto, non le sopporto, non le sopporto, non le sopporto! Vediamo un po', cosa ti piacerebbe fare, Ugo? Vorrei lanciare la palla, ne sono capace. È proprio quello che ci voleva, tu farai il lanciatore. Speriamo bene. Ma sì, ce la metterò tutta. Oh, Ugo fa il lanciatore! È un ruolo difficile! Guarda, guarda, è il primo che batte Zippo! Forza, Ugo! Lancia la palla, non devi avere esitazioni! Va bene, adesso tirerò una palla fortissima. Sei in gamba, Ugo, devi mettercela tutta, forza! Gli farò vedere io! Ehi, forza, muoviti, che cosa aspetti, eh? Visto? Un bel tiro, vero? Splendido, complimenti! Non devi tirarla a me, devi tirarla laggiù. Ma che cosa fai? Stai attento, guarda! Oh, devo essermi girato e ho tirato al contrario. È un vero peccato. Era un tiro così bello, miau. La prossima volta tirerò bene. Parola di Ugo. È una palla alta, beh, cercherò di colpirla. Mi dispiace, è stata colpa mia. Ammetto di aver sbagliato. Questa volta prova a tirare più in basso, d'accordo, Ugo? Va bene, adesso provo. Questa è buona, devo prenderla. L'ha colpita! No, non venire qui, no! Muori! Non è andata bene nemmeno questa, Povero me, che vita da cani! Il secondo battitore sono io! Oh, sarò stanco, ma quella è proprio Kiku. Forza, non fargliela colpire, metticela tutta! Non riesco ad essere scortese con lei. Kiku, 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 Kiku! Che cosa stai facendo? Aspetta, no, non ci devo! Cosa ho capito? Devi tirarla a me, da questa parte, svegliati! Ho paura che questo non sia un ruolo adatto a te. Forse è meglio che tu faccia il ricevitore. D'accordo, come vuoi. Lancia, sono pronto! Sbrigati, prendila e toccala immediatamente! Aspetta, non scappare via! Prendi subito questa palla. Aspetta. Devi tirarla al primo uomo base, hai capito? Aspetta. Cosa ti salta in mente? Non devi corrermi dietro. Oh, non si è fermato neanche alla prima base e ha proseguito per la seconda. Ehi, fermati, sei un battitore, non un corridore. Non ci penso nemmeno, ha una faccia che non mi piace, quello preferisco correre. Non ti lascio scappare, ti raggiungerò! Oh no, non si è fermato nemmeno alla seconda base! Bravo Ugo, bloccalo, fagli vedere chi sei, continua così, forza! L'ha toccato, l'ha toccato! Sono più veloce di un razzo! La prossima sarà Kiku. Bloccherò anche lei, arriverò al traguardo. Ho vinto un punto! Bravo! Ho visto, miau miau, come sono veloce, sono stato molto bravo. Sei il migliore di tutti! Sei un buon a nulla, non conosci le regole del gioco. Quando passi devi toccarli, altrimenti il punteggio non serve a niente. Oh, mi dispiace, non lo sapevo. Grazie ad Ugo stiamo giocando un baseball strano ma divertente, vero? Non ho mai visto un gioco come questo, è fuori da ogni schema concepibile. Devi capire che così non funziona, eh? Non è colpa mia. Non fa niente, il prossimo tempo è quello che conta. Abbiamo ancora una possibilità di vincere e ce la faremo. Non perdiamoci d'animo, il primo battitore sarà Ugo. Sei pronto? Ce la metterò tutta. Ti farò cadere, Ugo, vincerà la mia squadra. Eccola che viene. Forza Ugo, corri più che puoi, dai, metticela tutta. Oh no, ma dove sta andando? Ehi, fermate il gioco, aspettiamo che Ugo ritorni. Non posso fermarmi, sono al massimo delle mie energie, non posso fermarmi. Fermati Ugo, ti prego, ferma. No, non è possibile. Oh, ma che fa? Ha passato la prima base, non capisco. Ma cosa gli sta succedendo? Non riesco a fermarmi. Ma perché sono così sfortunato? Questa volta ci devo riuscire. Forza Ugo, forza! Dov'è la palla? Lascia perdere, non fa per te. Zippo, me lo paghi! Ugo, vai alla prima base, forza, muoviti! Perché tiri sempre in modo strano? Tanto va bene lo stesso, sono il primo a tirarla. Oh, questa allergia per la musica non gli passerà mai. Dove stai andando, Ugo? Non lasciare la base, fermati! Bloccalo! Ehi, attenzione, Kiku si sta dirigendo alla terza base. Questo ragazzo è imprevedibile, riuscirà sicuramente a segnare. Presto Kiku, tira la palla a me, sbrigati. Lo aspetto e lo blocco qui, proprio qui sulla base. Incredibile, non posso crederci, è riuscito a segnare nonostante tutto. Ha vinto! Ugo, sei il migliore giocatore di baseball che abbia mai visto! Evviva, bravo! Bravo! Sì. Ma dove sta andando? Credo che l'allergia sia contagiosa, aspettami Ugo! Viva Ugo, il più simpatico ed allegro re del judo! Hey! Questa è la storia del piccolo giovane Ugo, che ha lasciato il paese ancora in tenera età, per diventare un grande campione del judo e riportare giustizia in Tokyo città. Un bravo maestro segue l'allenamento della palestra, tutti lo temono già. Sembra beffardo ogni combattimento, ma mette a tappeto poi tutti con abilità. Forza, forza, Ugo Re del Judo diventerai, se tu combatterai senza paura. Forza, forza, Ugo, se con coraggio tu lotterai, il titolo vincerai ad ogni gara. Oggi